Diciamo che è stata una giornata particolare perché è iniziata nel riscaldamento, già abbiamo perso Paolo Dybala, che ovviamente quello è stato un qualcosa che ha lasciato un po' l'amaro in bocca anche nei compagni di squadra, perché è stata una cosa un po' così a sorpresa. Abbiamo dovuto chiamare in fretta e in furia Andrea per cercare di entrare subito in pista e farlo nel migliore dei modi. La squadra ha avuto sempre il solito atteggiamento, giocavamo contro una squadra molto qualitativa a centrocampo che faceva ben girare la palla, dovevamo essere sempre molto intensi, alti. Quando l'abbiamo fatto abbiamo creato anche delle situazioni di pericolo. Peccato, perché in qualche circostanza con un attimino più di attenzione potevamo evitare, no? Qualche conclusione, peraltro con grande qualità, effettuata da quelli della Fiorentina che si conoscono bene. Nonostante il 2-0 abbiamo continuato a giocare, abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo inserito Quaison da punta in coppia con Belotti, con Vasquez dietro, e siamo stati pericolosi, siamo riusciti a raggiungere il risultato di pareggio. Peccato, perché poi c'è stato questo gol, Eurogol dell'attaccante prima di Cuadrado e poi dell'attaccante di Joaquin, che hanno fatto ovviamente, dimostrato di avere grande abilità, grande qualità tecnica. Abbiamo avuto l'occasione di fare anche il trepari con Belotti, purtroppo non ci siamo riusciti, però abbiamo tenuto sempre fino in fondo la gara viva, per com'è nel nostro DNA, per com'è nella nostra mentalità, è quello che dobbiamo fare. Andremo a lavorare per correggere ancora alcune cosine, però questo è lo spirito e questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere sia in casa che fuori casa. Noi continuiamo sul nostro percorso di crescita, di lavoro, con una squadra giovane che deve andare a giocare su tutti i campi con questo piglio e questa personalità. Anche oggi abbiamo fatto 3 gol, rimane il rammarico che magari con un pizzico di attenzione in più potevamo forse andare a prenderne qualcuno in meno, ma ci lavoreremo sopra. Sappiamo che abbiamo ancora questo percorso da portare avanti di lavoro e di crescita, quindi continuiamo però con questo atteggiamento senza cambiare di una virgola, perché è stata la nostra forza e dovrà continuarla ad essere.